redazione di Stato Quotidiano e ben ritrovati a Rassegna Stato. Giovedì 1 dicembre 2016. Diamo come sempre un'occhiata alle principali notizie della giornata. Ilva, Gruppo Riva conferma l'accordo. Come riporta l'ANSA, confermiamo l'esistenza di un accordo e che l'accordo è stato chiuso per un valore fra 1,3 e 1,4 miliardi. Foggia, armi e droga, controlli tra Foggia, Manfredonia e Vieste, arresti e sequestri. Interventi effettuati nel corso di una vasta operazione di controllo economico del territorio dei finanzieri del comando provinciale di Foggia. Foggia, sequestro Granda Puglia, D'Emilio, per Maniero è sempre responsabile Lambella. L'assessore comunale, il consigliere Maniero, nel tentativo di strumentalizzare qualunque questione contro l'amministrazione, non ha avuto alcuna remora ad utilizzare per questo scopo anche la vicenda giudiziaria che riguarda il centro commerciale. Conferenza su GPL Energas. L'ANES invita al contraddittorio Bordo, Campo e Riccardi. L'ex giornalista terrà un incontro il 10 dicembre prossimo alle ore 17.30 presso l'auditorio di Palazzo Celestini a Manfredonia. Il tema della serata è l'Energas. Sanità. Piano riordino pugliese. Ospedale Manfredonia. Disattivata pediatria. La giunta regionale pugliese approva. L'ospedale di Manfredonia vede sostanzialmente confermata la propria dotazione in termini di discipline, con l'eccezione della pediatria che viene disattivata, ma anche della riabilitazione funzionale che viene invece prevista, più 28 posto letto. Manfredonia, Giovanni Caratù a bordo Riccardi, mentono pur sapendo di mentire. Sul referendum noi continueremo a votare no, perché è l'unico modo di mantenere in piedi il valore e la partecipazione dei territori. In studio stamani abbiamo il presidente di Manfredonia che funziona, Giovanni Caratù. Ecco, buongiorno, e cosa ne deve dire quindi con la prima frase? Beh, innanzitutto è una frase d'effetto, una frase giornalistica, perché loro sanno benissimo che tutto quello che è stato il referendum cittadino contro l'Energas sarà vanificato con la vittoria del sì. Noi a Manfredonia abbiamo costituito un comitato per il no, un comitato, diciamo, a livello locale che comprende, oltre a Manfredonia che funziona, Insieme per Manfredonia, l'UDC e il Movimento Politico Est con Emiliano. Tornando all'argomento dell'articolo, io mi riferivo alle rassicurazioni che il sottosegretario al Mise, onorevole Bellanova, ha dato al sindaco Riccardi e all'onorevole Bordo, con le testuali parole: se nella prossima conferenza di servizio il Comune manterrà il suo parere negativo e la Regione Puglia manterrà la sua mancata intesa, parole precise, mancata intesa con la Regione Puglia, il Governo dovrà tenere conto di queste posizioni. Bene, con il referendum che si andrà a votare venerdì, uno dei pilastri di questo referendum è la riforma del titolo quinto, quindi la riforma dei rapporti tra Stato e Regioni. Nello specifico, uno dei motivi per cui oggi l'Energas non ha ancora messo i suoi piedi nel territorio di Manfredonia è perché la Regione Puglia non ha dato il suo assenso. Questo cosa vuol dire? Che è un vero e proprio veto, ed è stato uno dei motivi per cui parecchie leggi sono state dichiarate incostituzionali, proprio perché manca l'accordo con la Regione Puglia. Mentre nella revisione costituzionale che vuole Renzi, vuole sentito il parere, che nulla ha a che vedere con la volontà dei territori. Quindi noi riteniamo che votare no sia un dovere civico, sia proprio una conseguenza di chi non vuole che l'Energas sia a Manfredonia. Mi riferivo a chi oggi vota sì e che ieri ha votato no contro l'Energa, sa benissimo che votare sì vuol dire esautorare la Regione del proprio diritto di veto nei confronti di l'Energa. E questo che vuole, ne prendiamo atto, però la gente deve saperlo e anche loro lo sanno perché sono dei politici esperti, è gente che mastica di pubbliche amministrazioni, quindi sa bene che quel mancato intesa si tradurrà in un parere anche negativo di cui il Governo sicuramente non ne farà carico. Ecco, questo per quanto riguarda la questione locale nostra dell'Energas. Invece, perché dire no alla riforma costituzionale?
Noi abbiamo costituito il comitato e siamo contrari nel metodo con cui questa riforma è stata fatta e nel merito. Nel metodo è evidente a tutti che questa è stata una forzatura di Renzi, ha stravolto la Costituzione, ha cambiato credo 40 e passa articoli, più della metà, li ha cambiati in modo sostanziale, raffigurando, ipotizzando una nuova figura di Stato che funziona in modo diverso. Una Costituzione che è la carta costituzionale di tutti non può essere approvata con la metà dei parlamentari, assolutamente. Non può, perché è la Costituzione che deve regolare i futuri rapporti di tutta la comunità italiana. Quindi già nel merito di approvazione delle leggi devo dire che si è sbagliati. Entrando anche sempre nel metodo, noi domenica prossima si voterà per questo referendum che di fatto, ormai i sondaggi lo dicono, siamo al 50%, quindi metà della popolazione sarà contraria a questa nuova forma di Costituzione. Non è il modo migliore di produrre una legge. Il vincitore camminerà sul 50% degli italiani che saranno ridotti a macerie. Non è questo il modo migliore di produrre una riforma di Costituzione. Questo è nel merito. Nel merito, se volete, possiamo approfondire, ma insomma io credo che qualcosa vada detto. Titolo V modifica integralmente i rapporti tra potere e Stato, attribuendo allo Stato il potere di supremazia. Quindi lo Stato in tutte le materie può dire la mia parola vale più della tua e quindi comando io. E quindi esautorando di fatto quello che sono tutti i poteri delle regioni, i poteri legislativi, però ha mantenuto intatti i privilegi, perché parliamo di privilegi, delle regioni a statuto speciale, nati ormai, che ne so, l'Alto Adige, ormai sono più di 100 anni che italiana, insomma, mi sembra anche anacronistico mantenere questi privilegi. Si tengono i loro privilegi, si tengono le loro agevolazioni fiscali, legiferano da soli, non devono dar conto allo Stato, per cui noi abbiamo creato una frattura all'interno delle regioni, per cui alcune regioni saranno privilegiate, altre saranno penalizzate, e questo qui mi pare un buon motivo per dire no. Poi le altre regioni a statuto ordinario, ormai private del potere di legiferare o di governare il proprio territorio, mi chiedo a questo punto che funzione hanno, se una lunga mano del governo diventerà, non so, degli esecutori delle decisioni di Roma. Io a questo punto credo che sia inutile mantenere dei baracconi che sono costosissimi, perché cosa? Per fare il depione di Roma? Beh, aboliamoli, che senso ha? Cioè, non ha senso. Invece le regioni hanno un senso, che sono stati inseriti dai costituenti nella Costituzione, perché i governi del territorio li possono avere solo ed esclusivamente le regioni. Ovviamente, se parliamo di difesa e di altra roba, è normale che la competenza sia dello Stato, ma se parliamo della salute dei cittadini, della tutela del territorio, mi sembra un po' azzardato dire che il principio di supremazia sia a carico dello Stato e crede fuori dalla logica, fuori dal mondo. Questo per quanto riguarda il titolo V. Se mi è consentito altro un piccolo minuto, vorrei dire qualcosa sul nuovo Senato che non verrà abolito, sarà formato in un modo diverso, quindi 5 senatori li nomina il Presidente della Repubblica, 21 sindaci che a loro volta faranno i sindaci, i presidenti delle province, perché sapete che i sindaci fanno anche i presidenti delle province per legge. Prendiamo il sindaco di Bari, fa il sindaco di Bari, il presidente della provincia di Bari, il presidente dell'ANCI. Non so quando avrà tempo per andare a Roma a fare il senatore, ma comunque 21 sì. Degli altri 76 saranno eletti dai consigli regionali, lo dice la Costituzione di Renzi. Quindi il fatto che noi eleggeremo i nostri senatori è una favola. Saranno eletti dai consigli regionali, col principio di equità e proporzionalità. Ci sono 10 regioni in Italia che avranno 2 rappresentanti, 2 senatori da eleggere al Senato di Roma. Io non so come si farà a fare il principio di equità e di proporzionalità,
Se questi due andranno tutti alla maggioranza, non si rispetta questo principio. Se andranno uno alla maggioranza, uno all'opposizione, comunque questo principio non si rispetterà, perché la maggioranza è maggiore della proporzione. Quindi già di per sé questa legge parte incostituzionale nella ripartizione dei seggi. Per cui io ritengo, e sono quasi certo, che questa Costituzione, che credo che abbia altre finalità, altri scopi, credo che sia un stravolgimento di quello che è l'assetto dello Stato, sicuramente porterà a una conflittualità tra poteri dello Stato difficilmente sanabili. Per questo chiediamo di votare no. Allora, noi ringraziamo Giovanni Caratù per il suo intervento e continuiamo la nostra rassegna. Cronaca. Manfredonia, Serra di Marimana, in villetta a Ruggiano. Un arresto. Nella casa, dove i poliziotti hanno subito avvertito un odore intenso di marijuana, il 29enne stava coltivando diverse piante di marijuana. Anche per oggi termina qui la nostra rassegna. Per approfondimenti, statoquotidiano.it. Prima di salutarci ringraziamo i nostri sponsor: Libergo gli Spreumatici, Agri Daniele, i sapori della nostra terra, Biondi Infissi Serramenti, Big Paninomania Nunzio. Grazie a tutti per l'attenzione, a domani.